Fu oppositore del regime fascista, sostenitore della valenza delle periferie nella costruzione delle gerarchie sociali e dell'idea di politica come pedagogia per la costruzione della cittadinanza inclusiva. Esattamente a 100 anni dall'assassinio di Giacomo Matteotti, rapito e ucciso il 10 giugno del 1924 dalle squadracce fasciste, la Fondazione Giuseppe Di Vagno e la Fondazione Filippo Turati hanno promosso la presentazione del testo di Maurizio degli Innocenti, docente di storia contemporanea all'Università di Pisa, intitolato Giacomo Matteotti e il socialismo riformista. Nella memoria di Giacomo Matteotti si celebrano i valori della democrazia e della libertà che derivano dall'antifascismo, che derivano dalla resistenza legata all'antifascismo, che derivano dalla Carta Costituzionale che trae origine da quei valori. E quindi nel nome di Matteotti è un richiamo all'unità d'Italia, all'unità della nazione nel rispetto delle minoranze, del libero pensiero, della democrazia, della libertà. Una figura sempre più emblematica e attuale, dato il ritorno imponente dei temi legati all'antifascismo. La nostra memoria, la nostra conoscenza, in che stato di salute si trova in questo momento? Abbiamo bisogno di recuperare parte della conoscenza e della memoria? La democrazia e la libertà non sono dei traguardi conquistati una volta per sempre, e quindi ci vuole sempre una reinvenzione, uno sforzo creativo, una vigilanza, perché i pericoli che la democrazia può correre sono ricorrenti, quindi non è una vittoria una volta per tutte.